e non bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale io sono ValucciaSins e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra disney legacy challenge bentornati in casa allora, ragazzuoli, abbiamo la nostra Aurora che è tornata a casa così, come la potete vedere, l'ho fatto solo prendere il sostituto del sonno, perché insomma mi sembrava uno spreco eh, darle un solutore di stati umorali quando aveva in rosso solo la barra dell'energia. Eh, hai portato la piccola a fare il bagno? No, ma patata, ma io dico che c'è, che succede? No! Ma perché? Fai un bagno ad Elsa, dai! Senza schiuma si può fare. Ragazzi, ecco, guardate quanto è dimagrita! Guardatela! Si sta allenando veramente con costanza! È dimagrita tantissimo la nostra Serenella! Vai tesoro, vai oltre i limiti se puoi allenarti un altro pochino E sono le 9, quasi le 10 del mattino Quindi ho dato giusto, come dicevo, il sostituto del sonno ad Aurora Filippo invece si sta riposando E sono tornata che la bimba stava messa più o meno così Quindi ehm, tristissima, poverina Per la dipartita Non darmi ordini per essere ribelle Sì raga, è un disastro sempre Con la mamma proprio sta piccoletta È un disastro Guardatela però, quanto è carina e adorabile. E quest'oggi, come potete vedere, festeggeremo il Capodanno. Però, cosa ho pensato di fare? Ho pensato di dividere la giornata, tu sei amante d'interni, ok? Di dividere la giornata un po' in due parti, cioè mh, nella prima parte di questo episodio di mi dedicherò alla genitorialità, alle loro... Sto solo controllando come stai, spero tu sia a scuola una buona giornata, didi di sì. Sto solo, mh, insomma, mi sto dedicando alla genitorialità, al lavoro, alle abilità, insomma, a tutto il resto perché vorrei anche dedicare... Ma guardatela, è tremenda! Ma... Disciplina il comportamento recente, lei è sempre calma, chiedi di evitare la ribellione. Tesoro, mamma non resterà calma per sempre, però voglio dire: è vero che è Aurora, è Aurora, si sa, una santa, però, santo cielo, con calma, perché veramente, qua. Si sta superando ogni limite, abbiamo appunto, siamo in lutto, l'ambiente è sgradevole perché vabbè lì fa schifo, il bebè è disobbediente, quindi raga, mh, mai una gioia. Ora, vorrei veramente che vi dedicaste a questo, insegnale le forme per cortesia. Lei ha bisogno di divertimento, quindi sono sicura che con le forme si divertirà tantissimo. Andate. Santo e pure cielo, Oh. Cara, tu non devi andarmi però in stress muscolare, quindi va bene così, guarda, non ti preoccupare, anche perché qua non ci si può nemmeno lavare, vai in bagno, puoi farti... niente, a parte il bagno ad Elsa, quindi non ti puoi, immagino, lavare nemmeno le mani, nemmeno i denti, non potete fare niente, quindi vai solo in bagno. Ecco, altrimenti poi inizi a puzzare, e eh, non mi sembra il caso, visto che nella seconda parte festeggeremo il capodanno. Chi ti chi chiama? No, vi prego... Chi era Lorenz solo vero ditemi che non è schiattato nessun altro ragazzi perché veramente vivo dei traumi altrimenti giuro lei l'ha confortata ovviamente ragazzi potete immaginare ha cercato di confortarla di farle comunque capire che eh, purtroppo questo fa parte della vita però poi ragazzi è dura gioca Angel ovviamente al lavoro Eccoci qua. Doveva. Sì, ok. Ha marciato. Dovrebbe ottenermi una promozione, perché è al livello 2 della carriera, dovrebbe quantomeno arrivare a livello 3. La nostra si dedica alla logica. E noi ci dedichiamo alla, alla genitorialità. Sei contenta, Aurora? Non sembra. Vabbè, è il lutto che parla, ragazzi. No, la, la, la piccola Elsa che la fa esaurire. Ma eh, scherziamo, scherziamo, vera Aurora? Eh? Tesoro, domani vivrai come una principessa in questo castello. Sì, tesoro, ma questo non è un castello. E la formina giusta è quella verde, patata. La vedi? Eh, beh, un po' di pazienza, eh. Ma poi dove le vedi, le formine? Qua, questi sono cubi. Pensa poi che potrei giocare col castello delle principesse. Ok, non, non voglio tradurre il fatto del treno o della bambina al pensiero perché spero non sia, vorrei tanto che mia madre salisse su un treno e non tornasse più e non mi assillasse con queste rotture di scatole. Tesoro, ti prego, non dire queste cose perché in futuro potresti seriamente pentirtene, quindi non le pensare nemmeno. Oh, santo cielo. Tu qui come va? Eh, lo so, sarebbe meglio giocare contro qualcuno effettivamente. Però tutto non si può avere! Bravissima patata! La mamma è orgogliosa di te. Quindi, non evitare che le venga, poi il blocco dei blocchi, tutto il resto, magari potresti. Ehm, confortarla di nuovo. Cercare di rallegrarla. Lei, ragazzi, tra l'altro, secondo me, mm, Visto che la bambina in qualche modo è venuta a sapere no, di ciò che è accaduto, cerca di raccontarle una storia per spiegarle che cosa significa l'arrivo del tristo, ecco, diciamo. Eh, sì, è molto piccola, però insomma, eh, a modo suo cerca di, guardatela, è eh, una cosa tremenda, cerca in qualche, in un modo o nell'altro cerca di, ecco, eh, insegna a dire per favore grazie, direi che con lei devi iniziare subito tesoro, dammi retta, perché se no la vedo drammatica la cosa, e lei tesoro, amore della mamma, vedi tu, sei una principessa, e devi essere dolce, carina e gentile, guardate lei, io non voglio, io vorrei soltanto andare a vivere su una montagna da sola. E eh, tesoro, effettivamente, c'è una certa affinità con la storia, eh? Qua come stiamo messi? Abbiamo raggiunto sto livello che ti serve dell'abilità. Oh, perfetto, ragazza. Bravissima. Ora tu dovresti raggiungermi il livello di scrittura. Ehm, e secondo me, vediamo un attimo. Voglio provare a vedere una cosa perché di solito lo faccio sempre con... Oh, ma tu dovevi andare a lavorare. Alluna, vai! Corri, tu non devi fare altro se non andare al lavoro, guardatela che fisichetto adesso che mi ha raggiunto Serenella, raga, eh, vai così tesoro, Vabbè, lei ha deciso di mettersi in forma perché a breve ragazzi ovviamente festeggeremo anche il lieto evento, ovvero il matrimonio, lavora sodo, cioè non farò un matrimonio tipo quello stile Aurora e Filippo, ragazzi, mm. perché come ho già detto altre volte, se dovessi mettermi a creare mm. Um, mm. insomma una cosa del genere, un evento così una. maestoso per ogni personaggio secondario. La challenge non finirebbe mai. Vorrei, ho pensato per loro in realtà una cosa estremamente semplice, eh, ma proprio perché le vedo molto pratiche, tutte e due, Angel in particolar modo, ma anche Serenella, cioè non le vedo eh, principessine, fra virgolette, come la nostra Aurora, diciamo. Quindi ho pensato a qualcosa di molto più pratico e immediato. Allora dunque, hai finito, ma direi che la piccolina ha bisogno di cibo. Quindi diamole questa volta... Ehm, dei piselli, dai. Un po'... Aspetta, acqua. Qualcosa di diverso dal tramezzino direi che è il caso di darglielo a sta creatura, eh? Che dici, Aurora? La pensi come me? Eh, vai patata. Tra l'altro, ehm... Mm. Vorrei che le insegnasse un po' a parlare, però dico la verità, non voglio portarla, che poi la sera è proprio KO. Quindi ragazzi, le insegnerà un po' a parlare. Oh, promossa a caporale carente. Angel è stata promossa a caporale carente, guadagnerà 20 ml per ora per un totale di 54. Ha anche ricevuto il seguente bonus di 756, medaglia del dubbio e nuovi abiti. Eh, sicuramente più adatti alla stagione questi eh, rispetto a quelli... Che avevi in precedenza. Cosa devi fare? Devi andare a fare jogging e raggiungermi il livello 4 di forma fisica. Quindi, cara, uniamo l'utile al dilettevole e vai. Vai, raggiungimi. Eh, ma però, tesoro san, santo tesorino. Cioè, ma ti rendi conto che fa, come dire, vagamente frio? Vai. Indossa quelli, ecco, un pochino più pesanti. Mannaggia ragazzi, queste vogliono diventare cubetti di ghiaccio, quindi dicevo, ehm, ecco qua, ma guardatela quanto è carina, rallegrala, ora che parla le del giorno, lei dirà, tesoro, devi essere sorridente perché oggi noi celebreremo il ricordo... Dei tuoi zii oltre al capodanno. Il tuo primo capodanno. Lei cerca, ragazzi, sebbene sia a pezzi. Sì, lo so che stai pensando al prossimo figlio, l'ho capito. Impara a conoscere. Ma cerca, ragazzi, di non rendere questo giorno di festa. Il primo capodanno di sua figlia. Cerca di non renderlo triste. Quindi, sebbene lei si a pezzi, come potete facilmente immaginare, eh, sta cercando comunque di renderglielo divertente. Però, patata, devi mangiare. Sai, lo scoop è che devi mangiare. Quindi, una volta finito qua, userai il vasino. Abbiamo già raggiunto il livello 2 di comunicazione. Quindi, vorrei quantomeno che raggiungesse il 3. Le fare... Cercheremo di farle raggiungere il livello 3. Dopodiché, ragazzi, però, la metteremo a riposare. Perché altrimenti io la vedo veramente dura. Uh, sì, tesoro, guarda, fai così. Intanto, falla uscire. Perché lei, secondo me, non ha la pazienza di rimanere là dentro. Poi, faremo. Una volta, ecco. Mettila giù, perfetto. Lasciala stare perché eh, sì, patata! Con calma! Con calma, tu sei tra l'altro indipendente. Quindi in realtà potresti anche usarlo da sola il vasino. Però eh, preferisco che lo, in lo insegni, la mamma, ragazzi, perché così facciamo prima. Ma Ma l'hai lanciato il cibo! Io non me ne sono minimamente accorta, ragà. Ma è tremenda, veramente? Ma io non ho capito, ma. Ah, lucida la perfezione poi. E dai, è che questa va. Ma perché Aurora tutte le volte? No, non vogliamo venire a casa tua. Dopo venite voi qui. Cioè, voi, tuo fratello, cioè tuo marito. Metti qua, butta qua, che poi vabbè, non sono sposati, ma raga, dettagli. Santo, cioè lo potevi buttare là, lo sai, Aurora, vabbè. Dai, tu Filippo, come va? Oh, vedo che ti sei svegliato. Senti, riesci ad asciugare? Sì, lo so, è terribile. Non ce la fai, perfetto. Allora guarda, fai una cosa, Filippo. Pensaci tu alla piccolina. Insegna ad Elsa ad usare il vasino. Io intanto qua. Visto che queste, ragazzi, quando non vi si può, cioè, quando non riuscite a cancellare a ripulire queste chiazze d'acqua, sarà che a me disturbano tanto, poi svaniscono da sole di solito, però io cosa faccio? Premo il tasto Shift, praticamente quello che sta tutto a sinistra della tastiera sopra il tasto Ctrl, quello con la freccia verso l'alto, tengo premuto quello, premo il tasto sinistro del mouse e faccio distruggi oggetto, vedete? E scompaiono. Sei fantastica, perché io le detesto proprio, quindi... Spero se... Ma che caspita stai facendo, Aurora? Io veramente ti giuro, non... Oh, Aurora bella, io non ti capisco. Oh. Vai in bagno, guarda, sì. Oh, santo cielo, ora deve svuotare anche l'altro. Quando iniziano, ragazzi, non c'è mai fine. Dai, veloce però, Aurora. Non abbiamo tutto il giorno per vedere te che butti immondizia. Dovremmo uscire di più. Ho così tanto da raccontarti. E lui dice: Guarda, al momento no. E eh, lo so, la relazione non sarà delle migliori. Qua puoi asciugare, però, eh. Lei ha fatto un disastro sul vasino, ma non l'ha fatto apposta. Cerca di confortarla, papino. Non l'ha fatto apposta. Poi l'ucciderai alla perfezione, dai. Mentre mammina, qui ha le prese con le pulizie. Perfetto. Poi te ne vai in bagno, però, tesoro, eh. Te ne vai in bagno, non ti faccio mangiare, non mangi nemmeno tu, perché tra poco inizieremo a preparare la cena per, per il capodanno, ecco. Vai così, Filippo. Mi raccomando, a questo punto facciamo una cosa: guarda, eh, dormi patata. Infatti, immaginiamo che sia una sorta di riposino pomeridiano, ma dormi, oh, ecco qua. Così almeno per il capodanno, ragazzi, sarà un attimino più presente. A se stessa, poverina, altrimenti la vedo, la vedo difficile. Allora, intanto però possiamo fare così. Il nostro vuole stabilire un proposito. Certo, devo dire proprio lo stato d'animo migliore. Stabilisci un proposito. Allora, completare la pietra miliare di un'aspirazione potrebbe essere ricevere una promozione anche, perché secondo me anche... Perdere peso? Ma io devo dire che non mi dispiace così. Scrivendo sì, l'elemento un'abilità. No, io direi che lui vuole completare la pietra miliare. O forse più. No, lui ora come ora vuole ricevere una promozione. Dai. Aurora invece stabilirà il suo proposito, che sarà sicuramente quello di completare la pietra miliare di un'aspirazione. Perché lei deve completare questa per poter, ecco sì, raggiungere l'ultimo step, ovvero eseguire 50 gesti romantici con il coniuge come anime gemelle e guadagnare l'oro in tre appuntamenti con il coniuge, che, ragazzi però ovviamente io questi appuntamenti li farò off camera perché altrimenti, insomma ne abbiamo visto uno recentemente, direi basta, uh, magari ecco uno dei tre appuntamenti a livello oro quando avrà raggiunto lo step successivo, quello per carità si potrà anche fare, però... Insomma, ecco, eh, guarda la tv con un bebè, ok, questo potremmo anche pensarci. Tu cara come vai? Hai fatto jogging? Direi di no. Quindi per cortesia, cara mia, come sei vestita? Sei vestita, a sto punto non mi interessa. Vai e fai del jogging energico. Vai. Vai cara. Vai così. Allora dunque, tu. Caro il mio adorato Filippo, tu. A parte che andrai al lavoro fra 14 ore. Mm, io direi che potresti però fare una cosa, lavorare un altro pochino sul dibattito. Sì, farei questo. Mentre invece, cara mia, tu eh, mi fai un... Eh, mi studi le tendenze. Tra l'altro vorrei anche che lei mi... Mm, insomma, ricamasti, cucisse qualcosa, insomma, vorrei tanto che lo facesse, vediamo un attimo. Forza tesoro. Oh, mi stai studiando le tendenze? Perfetto, la nostra qua che sta facendo, ovviamente sempre con l'outfit totalmente inadatto, inadatto, è gelata, speriamo si sbrighi, fatta al 75 quindi sbriga di tesoro, così poi dopo dovrai raggiungermi il livello 4 di forma fisica, sei messa, beh bene, Comicità Pittura Viaggi, video blog giocoso, ragazzi. Mm, insomma il viaggio di cui parla lei non è un viaggio tanto gradevole io ve lo dico subito registra un video sì so che vorresti fare questo consigli di bellezza consigli di moda recensione sul prodotto no io vorrei tanto che tu registrassi un video sui viaggi ma a quanto pare non puoi farlo sarebbe stato proprio l'ideale perché um... Vabbè dai, fai un video blog triste, cioè eh, il viaggio sarebbe stato quello di suo fratello, lei annunciava ai social la dipartita di Henry. Come affrontare, magari ecco, consigli da mamma, come affrontare il tema del lutto con i bimbi. Potrebbe essere utile, no? Lei ovviamente non darà consigli generici, eh, non, ha, non ha la pretesa di essere lei a insegnare agli altri come si fa, cioè lei condividerà la sua esperienza. Onore al sudore, ma certo che gradisci la forma fisica, cara. Lo so che hai fame, tesoro, ma devi ancora fare un po' di jogging. Uh, sì, tra non molto, no, Patato, guarda, tra non molto vi inviteremo. Ora vai, però, torna, torna a casa. Lo so che sei distrutto, sei tristissimo, hai tutte le ragioni del mondo, ma tra poco vi inviteremo, dico sul serio. La nostra è fiduciosa, può farcela portare a termine questa registrazione. Può farcela. Senti caro, tu hai un po' migliorato qua il dibattito, direi che tuttavia è arrivato il momento di buttare il cibo variato, lui comunque deve sostenere la sua, la sua, la sua Aurora, la sua moglie, volevo dire, quindi ehm, preparerà, stavolta facciamo una cena a base di pesce. Sarà lui, ragazzi, a occuparsi del menù di Capodanno. Io farò la cucina di pesce e al limite un dolce, ma vediamo un attimino come andrà. Poi cucinerai se fosse... Uh, che cosa ti fa? Lui non è pratico. O oh, oh sì? Mi sembra no, lui mi sembra di sì, ragazzi, ora che ci sto riflettendo. Eh. Una torta di riso? Ma sì, dai, formato festa. Dovrebbe cavarsela un po' ai fornelli Se non ricordo male Ha cucinato Vabbè a parte il livello 1 Eh si sì, hai voglia è come se se la cava lui Eh Infatti ecco perché se ne intende di più Della nostra Aurora Tesoro lo so È veramente difficile È veramente orribile Però purtroppo Fa parte della vita cara Quindi Tu mi vieni a concludere Perché tanto ecco Manca un'oretta dove, dove è casa ragazzi Io Mi perdo costantemente mi vieni a concludere il livello 4, me lo tieni qua, devi fare un pochino di allenamento. Forza Aurora, Smart concludiamo Aurora. con il tuo okay. video blog qua, dopodiché ci fermiamo, tanto la piccolina tra un po' si sveglierà. Lo so tesoro, è dura ragazze, ma dobbiamo farlo, farlo e farcela anche per le nostre figlie, i nostri figli, noi dobbiamo farlo, va bene tesoro, eh, sì. La vedo veramente drammatica come, come situazione, ragazzi. La vedo drammatica, proprio tanto. Avanti, caro mio. Alle 21 vi farete al volo tutti una doccia e, faremo, e avvieremo l'evento. Cioè l'evento poi. Ehm, vorrei soltanto che... Tesoro, vai però, su. Dai. Raggiungici sto livello 4 di forma fisica. Così poi dopo doccia generale per tutti. Tu, cara mia, non ti ho fatto lavorare sodo. Sì. Come stai messa? Dovresti. Eh, vabbè, dai, ti manca il livello 7 di scrittura, oggettivamente. Però sono sicura che una promozione arriverà presto. Me lo sento. Me lo sento. Tra l'altro vorrei che anche voi stabiliste un proposito. Videoblog triste, allora. Uh, facciamo come affrontare una perdita descrizione del video um, vediamo potremmo fare un confronto tra mamme um, dedicato a come affrontare la perdita di un familiare va bene ok ragazzi se sentite rumore ho oh, i vicini che stanno facendo dei lavori quindi vi chiedo perdono ma purtroppo è così allora dunque uh, sì mancano proprio tre secondi quindi raggiunto il livello 9 di cucina per filippo ma bravo Meno male che ha terminata, è un debuttante illustre. Tu vai, ti fai rapidamente una doccia. Cerca di cantare sotto la doccia, così magari in un attimino ti riprendi. Dopodiché, però, vorrei tanto che tu ehm, far, facessi, invitassi nel lotto attuale la, i, tuoi, i tuoi fratelli, fondamentalmente. Inviterò esclusivamente fratelli, ragazzi. Quindi, James, che come potete vedere, anche lui. È diventata anziano, inviterò Luis e inviterò Lorenz. Quindi Luis e Lorenz. Oh tu mi hai raggiunto il livello 4 di forma fisica. Basta anche tu. Basta, tesoro. Te ne vai in bagno, fatti una bella doccia veloce. Anche tu, Filippo, dovresti sbrigarti, perché insomma.